piccoli angeli, anzi diavoli. Dopo tutto questo tempo, Halloween! Uno specialino di Halloween. Yeah! Proprio ino piccino, perché avrei tanto voluto farlo su un film, magari Coraline di Burton. No, di Selig, ma non c'è stato il tempo. Ci ho messo troppo a farsi il Morillion, tutto da zero, teatro delle marionette. Però grazie a Vespertinio famo sto corto, perché lo ha sottoposto alla mia attenzionissima. Il primo esperimento di Tim Burton. Continuiamo sulla farsa riga The Nightmare Before Muori, The Burton. No, sempre The Selig. Tim è il produttore e ci ha messo pure le idee, ma tutti sempre a The Burton, Burton, che genio. E a Selig il regista, ma niente. Questo corto però è The Burton anche alla regia, anche regista. Il suo primo corto del 1982. Un Timmy Burton picciriddo, 23-24enne, che sperimenta la tecnica che tanto ama, la stop motion, o passo 1 in italiano, chiamalo come ti pare, che consiste nel creare tutta una bella scenetta con i pupazzetti e poi stop, cambina cosettina, ma proprio infinitesimissimissimissimale, per simulare l'inizio di un movimento e poi stop. Tutto così. Editano i film frame by frame, come li capisco. Ho un déjà vu di tutto sto discorso. Qui Burton mette a schermo una poesiola che aveva scritto, chiamata Vincent. Anche poeta. Che è palesemente lui da piccino, ispirandosi al corvo di Edgar Allan Poe. Perché Tim è sempre stato ammiratorissimo suo, come ha sempre amato l'horror, il mistero, la strizzettina. Eppure Edgar Allan Poe per un po' lavorò al Burton Gentleman's Magazine. Con ci credo? Sì. E andiamola a vedere questa pellicola di Tim Burton e Rick Heinrichs, un uomo che ha il nome pure nel cognome. Si capisce subito che è una produzione audiovisiva del nostro timmolo. Classic gatto trapezoidale di Burton. E questo è Vincent Malloy, che è un bravo bambino ed ha 7 numero magico anni. Ma non ci credo mai. Tra l'altro il corto è narrato tutto in rima. Beh, è una poesia. Ed è qui che mi adeguai a raccontarvelo così, in baciata. A-A-B-B. La storia de stagnappetta che accarezza la micetta. Sembra tanto bravo e bello, ma ti ha preso per il fondello, perché Vincent vuole essere un suo omonimo e smetterla d'essere così anonimo. Quale Vincent? Vega? No, giammai. Come disse i Vazzanicchi, ok, è giusto il Price. Vincent Price dell'horror divo, forte, scaltro e assai cattivo. E per stare nei suoi panni, sto nano fuma a 7 anni. A 8 il crack, a 9 la fuitina, a 10 si comincia col business da rapina. Ha un gatto, un cane e una sorella. La scala di importanza per lui è quella. Poi spegne la luce ed è Silent Hill. Cambia tutto intorno a lui. Ha preso a Red Pill. Guarda, i primi bartonianissimi mostri. C'è pure un Proto Jack, si potrebbe pensare. Ma a me pare più Princess Mononoke, persa da tempo nel tunnel dei troche. A Vincent piace il brividino, lo sfrigolio tra le chiappette. All'angoscia e il tormento strizza l'occhiolino, che poi affronterebbe con indomito coraggio, come la sigla di Xena ha diffuso il messaggio. Degli emo precursore, il gotte nel suo cuore. Come i trapper borghesi, nella villetta stile Prada, vorrebbe lasciar tutto e vivere a strada. Nemico funesto la zia, già gonfiata di suo. Harry Potter innocente, adesso è il turno tuo. Con larghi sorrisi la saluta, o forse un ghigno, perché non larghi quanto lei. Pensava maligno, ipocrita infame, contempla, ammira, perché questo scoprimo è peggio di chi. In realtà vorrebbe trasformare la zia in candela della Ikea, nella sua fantasia. Anche se guarda che fascia, il livello de malattia. Non avevo capito, scusate, colpa mia. Per hobby sevizia il suo cane, che si chiama Abercrombie. Perché non gradisce i loro vestiti? No, per farlo diventare uno zombie. I cani immortali nei film di Burton sono sempre esistiti. Ma questo succede per finta o davvero me devo incazzare? Me ci hanno sospeso da Instagram per queste cose qua. Creata la bestia, bisogna pagare, cercare nei vicoli, la gente ammazzare. Guarda come sta messo sto pupetto! Burton, che problemi c'ha
avevi? E c'hai? Sono interdetto. Cattivo? Vabbè. Ma con savoir-faire. Infatti Vincent si voleva elevare ad un più alto ceto sociale. Leggeva sovente. Ma a 7 anni della vita esordiente, Pinocchio, Fatine e One Piece, magari, erano i testi dei bimbi suoi pari. Ma de che Vincent andava giù de Berzè? Ma più di tutti lo faceva sognare il signor Po. E non è de Winnie che stiamo a parlare. Un giorno lesse, sotto una flebile luce, una storia assai truce. No, non parlava del ma di qualcuno che aveva sepolto la moglie prima del tempo, ancora viva. Che stolto. Ma sono io quel qualcuno, proiettava sconvolto. E calla, altro che i videogiochi e i fumetti, so i libri a trasformare i bambini in reietti. Prende la pala e scava l'aiola. Quando ritorna da scuola, non trovando niente se non la madre incazzata con la cucchiara che viene sollevata. Disastro, angoscia, la peggior punizione. Vai in camera tua! La pena, la sanzione. E capirai! No, è una tragedia! Oh, Vincent, la drama queen, sta per cedere all'inedia. E la madre aguzzina non aveva finito di dargli il tormento da lui tanto ambito. Entrò nella galera con far minaccioso e pronunziò le parole: caro, esci, c'è il sole, il mio antico nemico. No, mi sciolgo, c'è il rischio che mi abbronzi. Roba per il volgo. La sua genitrice, che mente deviata, voleva finirlo con una bella giornata. Provò a rispondere per le rime, come sto facendo io, ma il lunghissimo isolamento l'aveva fiaccato. Ormai era muto, non poteva nemmeno dire addio. Ma vaffanculo! Hai bevuto? Sei sbronzo? Non sei Vincent Price, ma Vincent Malloy! Malloy sei stronzo! Hai 7 anni, al massimo vai a scuola senza la merendina. La tua vita non è sofferenza. Falla addio a un bambino che fa le scarpe in Cina. Non sei una creature of the night, sei più la banana di Fortnite. Ma quando crescerai, allora sì che ti cagherai. Con le tasse, l'affitto e le cartelle esattoriali, i veri mostri, i peggior di tutti i mali. Ma il braccio non mente, una texture de squame è presente, la verità si dipana. Cazzo, a madre è una rettiliana. Impunizione, esci e divertiti. Ma fino a qua abbiamo scherzato, perché solo adesso io capisco che Vincent ha sbroccato. Ogni cosa tremava, ma più di tutto era la sua psiche che vacillava. I suoi peccati lo chiamavano con un lamento rivoltante, tipo il dogghino che aveva reso di The Walking Dead un figurante. E sua moglie dalla tomba: perché non mi hai salvata? La zia si avvicinava, tutta cera laccata. Sephiroth, Lucrecia, Osho maledetto! No, scus, ho sbagliato Vincent, lo ammetto. Mani vogliono ghermirlo, come fosse in sacrificio. La follia l'ha permeato. Prova a uscire dall'edificio mentre urlava disperato: sto ragazzino matto scocciato! Ma non ce la fece. A terra si accasciò e, come disse il poeta, non si rialzò. Nevermore. Fine! Che ci avevo messo? Ma è morto veramente, ragazzino? Finale alla nona? Oh, è difficile dirlo veloce, eh? Finale alla Nolan? Finale Anna Nolan? Oh, non sei niente? Ma no, è tutto nella sua fantasia. Credo. Molto caruccino. Quello che ci ho visto io, e che voglio credere sia così, che non abbia torturato veramente il cane, è la storia di un bambino che gioca a essere oscuro e tenebroso. Una bella favolina su quanto i ragazzini la fanno tragica. È un modo per conoscere Timmy Burton bambino e le sue passioni, come il signor Edgar Allan e Vincent Price, di cui Burton era grande fan e che ha potuto conoscere grazie a sto corto, perché la voce narrante nell'originale è proprio quella di Vincent Price, che parlava di se stesso in terza persona. Sto ragazzino sogna d'esse me. Ma Tim, l'hai fatto solo per questo sto corto? Per conoscere il tuo idolo? No? Sì, dai, dai, l'hai fatto solo per conoscerlo. Infatti da qui nacque una bellissima amicizia tra i due. Recuperatevelo se potete. Magari skippate il finale della versione che si trova su YouTube, perché finisce esattamente così. L'anima mia da quell'ombra laggiù non si solleverà mai. Ma è più! Va bene! Ma è più! Spezza un po' la tensione, la magia, la poetica del finale, signor Mario. Buon Halloween, piccoli diavoli! Ci vediamo presto con i video lunghi, come lungo il cammino verso il muori. Oppure no! Ah!
ve l'ho fatta! Iatta! Scherzo, non ti spaventa? Forse. Se non la volete una storia horror vera, Tim Burton, sempre giovincello quando lavorava alla Disney, un giorno, perché gli era presa male, è andato di là, ha fatto "torno subito", e poi è rivenuto con dente che si era staccato da solo, è andato in giro e l'ha fatto vedere a tutti i colleghi. Piero! Ma il sorcio porta a questo, eh. Ciao ciao.